Conosci Lucania Film Festival? Sì, è un evento molto importante che riguarda anche giovani e persone che vengono da fuori. Anche turisti che capitano per un giorno vengono al Lucania Film Festival e rimangono tutti estasiati. Cioè è diventata nel corso degli anni una manifestazione molto importante. Ma a te piace? Tantissimo. Sì, è già da un po' di anni che lo fanno e ne ho sentito sempre parlare molto bene, però non ci sono mai potuta andare perché alla sera lavoro, quindi... E tu lo conosci? Sì, è una serie di eventi cinematografici e musicali, se non sbaglio. E tu? Non sono mai stato, non so nemmeno di che cosa state parlando. Sì, l'ho sentito nominare perché sono una persona di Pisticci, però non so le attività che svolgono direttamente. E secondo me ogni cosa che va fatta insomma in un paese è sempre una cosa buona. Signora, lei lo conosce Lucania Film Festival? No, per la verità no. E lei? Sì, lo conosco. Conosco bene tutte le attività che fanno e anche questa che in particolare credo sia quella più importante, più famosa. Le piace? Sì, mi piace. Conosci Lucania Film Festival? No, mai sentito. E tu lo conosci? No, mai sentito. È una bella iniziativa fatta da persone abbastanza preparate e sono da ammirare. Non ho mai visto, non deve sapere cosa hanno problemi extra. Qualche sera certamente fare una capatina. Beh, io abito in Terra Vecchia e ogni volta che ci sono questi film è un disastro, perché è troppo casino, troppa sporcizia, l'amministrazione che non fa pulire e noi che siamo disperati, quindi se non venite è meglio. È una gran bella manifestazione che dà tantissima visibilità al paese, al territorio, alla Basilicata stessa, poi maggiormente quest'anno perché come da programma che ormai tutti conoscono, notiamo che ci sono personaggi di gran spessore tipo Giobbe Covatta, come Papa Leo, lo stesso Max Gazzè, quindi grossa visibilità per il paese e per la regione soprattutto. Lo conosci Lucania Film Festival? Beh, certamente, sono venuto l'anno scorso a Pisticci, ho visto quei cortometraggi, dei film, ho visto la locandina e penso di ritornare. No, non la conosco, ho saputo qualcosa tramite l'associazione alle Lame, ma direttamente no, non ho visto niente, insomma. Ho seguito molti cortometraggi fatti negli anni scorsi in Terra Vecchia da questo gruppo che promuove questa manifestazione, che è una delle manifestazioni secondo me più riuscite, anche quella che dà un certo lustro anche al paese. Bah sì, ne ho sentito parlare e penso che sia un'ottima iniziativa. Sono molto belle cose che stanno facendo, quindi è una bella cosa, specialmente qua a Pisticci, è una nuova realtà. Di nome sì, non ci sono mai stato, ma so sicuramente che è una bellissima cosa. So che ci stanno tanti bei film, so dei cortometraggi. Qualcuno, non so se l'ho visto, ma sì, è una bellissima cosa, conosco. Diciamo che è una cosa positiva per il paese, che diciamo, c'è un po' di svago, di passatempo, insomma, dove andare a passare qualche serata. Ricordo un'edizione del 2000. Che a me è rimasta molto cara. E tu? Non sono mai stato, non so nemmeno di che cosa state parlando. Ho incominciato a parlare, siamo trasporti a Pupalco, hanno avuto la guardia di Pisticci, che ne volevano fare Pupalco, in poche parole. Dopo non abbiamo saltato a Pupalco e non siamo avuti Pupalco, in poche parole. Abbiamo fatto a Pisticci, l'hanno fatto fare. Poi dopo 2-3 anni facevo schifo proprio tornanza. E non si faceva più poi alla Lame. E tagli triste. No, penso che sia una bella manifestazione, qualcosa di positivo nel territorio. E sono venuta tutti gli anni, da diversi anni vengo a vedere almeno il concerto, ho visto qualche cortometraggio e la trovo una manifestazione interessante. Veramente io non sono di qua, sto qui in vacanza, però non ne ho sentito minimamente parlare. So anche che deve venire Covatta. Covatta. Covatta.
Sì, Covatta, ho letto un manifesto e so che comunque fanno dei buoni cortometraggi. Qualche volta sono salito su alla Terra Vecchia. A te piace? Tantissimo, tantissimo. E il Lucania Film Festival è un'alluvione di cose belle e interessanti. Aggiungerei soltanto che, essendo una manifestazione ciclica, a carattere di ripetizione, correva il rischio di essere anche ripetitiva. Non lo è, perché la forte capacità di innovamento dei ragazzi di Alle Lamie fanno di questo festival un festival sempre nuovo, sempre bello, interessante, e per questo secondo me diventerà un evento a carattere nazionale ed internazionale, perché no.